a tutti grazie mille per la pazienza scusate per l'attesa stavamo finendo di definire gli ultimi dettagli Luca Comics and Games è lieta di avere quest'oggi nell'area showcase uh, David Lloyd che è qui per parlarci di tutta una serie di cose molto interessanti. Detto questo, oggi eh, sdoppieremo il discorso in due parti che di per sé sono separate, ma in realtà nemmeno tanto. Nel senso che, eh, innanzitutto, parleremo di un volume che viene presentato in italiano dalla Nicola Pesce Editore, che è um, Aces Weekly, che sostanzialmente è una rivista online che David ha fondato, dirige e pubblica, eh, con cadenza mi pare settimanale, correggetemi se sbaglio. E viene presentato in formato cartaceo, lo potete vedere lì sul tavolo da NPE proprio per Lucca. E a questo punto vi presento solo le altre persone presenti e poi possiamo iniziare i vari discorsi. Eh, alla destra e alla sinistra di David ci sono Laura Scarpa e Saltascioni dell'Associazione Culturale Comic Out, mentre eh, l'ultimo personaggio a sinistra è Valentino Sergi di Nicola Pesce Editore. Okay. Well, uh, hello. Uh, I, uh, I think I'll just say something about Aces Weekly and why I did this and why I want to do this. Um, I think I followed uh, something of what was being said about it. You, I think, you understand that it's completely digital. That's the concept. That's what I'm trying to 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 do. to try and change the way things are in the business la prima cosa importante è questa che lui ha fondato Ace Weekly per cercare di cambiare il modo con cui um, vengono il mondo del business del fumetto questa è l'obiettivo che ha Ace Weekly uh, once upon a time uh, many many years ago You needed a printing press to distribute images and pictures and stories around the world, or even in your local neighborhood, because that was the only way you could do it. Uh, now, this is the 21st century, and we can do that through the computer and the internet. Uh, so, for us to use the antiquated method of printing things onto bits of paper, binding them, distributing them, and shipping them from one place to another uh, is really kind of insane. Una volta era necessario disporre del potere della stampa, cioè di un sistema in grado di stampare e uh, quindi produrre il libro per poter diffondere uh, le proprie opere nel mondo. Ora nel XXI secolo tutto ciò è diventato obsoleto, antiquato, perché non è più necessario disporre di mezzi di produzione, ma bastano semplicemente quelle che sono le possibilità tecniche dell'artista per produrre qualcosa che eh, raggiunge tutti gli angoli del mondo. Um, and I'm not doing this in order to conduct a vendetta against publishers or printers or retailers or anyone else. That makes their living out of selling uh, print comics. I'm doing this because, at the end of the day, it is—if we can make it work—it's the best deal for the creators. Uh, we go directly from the creator to the buyer, and the buyer's money comes directly back to us, and that income is split equally between everybody working on that volume. There's nobody else that we have to pay and because we don't pay anybody else we can give it to you at an extremely good price because we don't have ridiculous unnecessary overheads. Quello che abbiamo quello che alla fine si realizza è che eh, i soldi che voi spendete tornano indietro a chi ha lavorato direttamente sul fumetto. Quindi i soldi vengono utilizzati per creare fumetto. Le persone che hanno lavorato sul fumetto sono eh, motivate a lavorare perché ehm, vedono i loro soldi tornare indietro dal, dall'acquirente all'autore e contemporaneamente questo permette di creare fumetti di maggior valore possibile perché poi eh, i soldi che mh, verranno utilizzati per acquistarli stati, sono stati usati, vengono usati proprio per la produzione di fumetti e non per nient'altro. Uno degli autori di Ace Weekly è proprio Laura. Eh, nei mesi passati, um, una delle cose che, che sono successe è che Laura ha voluto partecipare a Ace Weekly perché eh, voleva collaborare con David fattivamente, crede nel digitale. Lei ha fondato la prima scuola che insegna fumetto e eh, illustrazione soltanto via internet nel 2010 e eh, dice David: eh, Se non la conoscete dovreste conoscere come matrice di fumetti. E che eh, questa storia, War Painter, è, è un ottimo modo per eh, poter conoscere quello che secondo lui è uno dei migliori autori eh, italiani. E, eh, come tutte le collaborazioni spesso sono nei due versi, quello che è successo è che David ha iniziato proprio in questo mese, nel mese di ottobre, una collaborazione con la scuola di Comic Out, l'associazione culturale di cui Laura è presidente. Beh, a parte grazie David per i complimenti, ma eh, la cosa interessante, credo veramente che eh, occorra in questo momento cominciare a capire e sfruttare al meglio il digitale. Senza per questo che il cartaceo sparisca, come vediamo dal libro, come facciamo anche noi, eh, come Comic Out, libri, riviste. Insomma, noi due non siamo della generazione internet, eh? ci siamo arrivati un po' tardi, e eravamo grandi quando è incominciato internet. Mm? Eh, però credo che ci sia piaciuta molto e ci siamo abituati per questo, presto. Eh, perché c'è questa possibilità però da sfruttare bene e, e il modo di sfruttarla bene in genere è il modo più semplice, come tutte le cose, anche nell'editoria, anche credo in molte altre attività. Eh, partiamo semplici, si fa sempre in tempo a complicare e questo credo che sia la lezione che lui stesso eh, ha dato agli allievi con delle lezioni eh, che erano estremamente semplici in apparenza, mm, basilari, un tanto lunghe. Eh, Davide è uno che parla e scrive eh, con un dono della sintesi, ma mai eccessiva, cioè dice tutto quello che c'è da dire, così come disegna, quello che c'è da dire e quello che c'è da vedere. Eh. Prego, dunque una domanda che è, eh, probabilmente è abbastanza, eh, forse strana, però... E nel campo diciamo, avete parlato di eliminare uno degli intermediari cardine che era l'editore in buona sostanza. Tuttavia si pone un problema che è già avvenuto e avviene in America, è stato sollevato il problema per la letteratura, che l'autore a quel punto è costretto a farsi promozione da solo e questo assorbe una quantità di energie e di tempo spaventosa. È presumibile che quello che accade per la letteratura accada anche per i comics. Non c'è il rischio di sottovalutare, diciamo così, eh, il fai da te nel promuoversi che assorba il lavoro troppo oppure nel caso che si torni un agente che la gente prenda il posto dell'editore, perché ci saranno agenti molto potenti che ruberanno lo spazio e contratteranno come gli editori e faranno da intermediari e vorranno anche essere pagati. Grazie. No, that's nonsense. Um... The thing is this uh, the entertainment industry has survived for many decades with performers just using agents. Isn't that Lui diceva che no. Questa, mh, questa ipotesi, questa, eh, ipotesi di, diciamo, che faceva chi ha fa, posto la domanda non hanno molto senso. Perché, eh, prima della forma precedente di funzionamento dell'industria dell'intrattenimento, eh, per decenni, eh, quello che era successo è che gli autori eh, a, avevano vissuto m, producendo loro il risultato della loro opera e, eh, tra virgolette, promuovendola. in the entertainment industry agents just give their clients a choice and it's always up to the to the uh, client to choose but an agent taking 25% is better than a publisher taking 90% riguardo l'osservazione sull'agent c'è una cosa da dire più di qualunque altra e cioè un agente si prende il 25% l'editore si prende il 90% eh, e che comunque gli agenti rappresentano un, comunque una forma di, 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 di isolamento degli autori, dei clan, cioè di eh, decidere loro chi viene pubblicato e chi no, ma questo già avviene. Eh, a questo punto direi che possiamo chiudere. Io ringrazio ovviamente eh, Laura Scarpa, Valentino Sergi Saltascioni, ma soprattutto David Lloyd per la disponibilità. Grazie mille.